Bene, buonasera cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale, e continuiamo questa sera Dead Space Remake. Capitolo 6, epidemia ambientale. Che cosa ho preso? Un campione di tessuto, diciamo. Una bestiolina cacciatrice di massa. Occhio, chissà che roba da scienziato pazzo può esserci. Forse posso scoprirlo e capire che intenzioni ha Mercer. Se mi sbrigo, ci sarà uno scanner di DNA qua vicino. Isaac, la stazione di trasporto dell'idroponica è bloccata. Devi trovare un'altra strada. Ovviamente. Prendi la vettura che porta all'hangar, poi vai alle riparazioni. Hai presente dove hai tolto dai binari quel trasporto rotto? Lì c'è una porta di accesso che ti porterà all'idroponica. Cioè, devo tornare fin laggiù. Non c'era una porta qua nel gioco originale, era una stanza chiusa. Di questo ne sono sicuro a 2000. Mamma mia. Isaac, all'idroponica controlla i filtri del tuo casco. Non respirare quell'aria. Sì, confermo. Tutto il ponte sta marciando. Vedo una massa enorme al deposito viveri. Troppo grossa per essere coltivata. Sembrerebbe la fonte del gas velenoso. Quel paziente in infermeria parlava della creazione di un enzima, giusto? Forse c'è una stazione di lavoro ancora aperta. È sempre troppo grosso. Registro dell'idroponica, dottoressa Elizabeth Cross. Gli irrigatori sono sistemati. Stiamo lavorando quasi a pieno regime. La flora cresce bene e il raccolto ha prodotto un surplus di... Elizabeth Cross è un'altra doppiatrice, è diversa. ...un surplus così da inviarlo alla colonia. Ma il capitano Metus ha emesso il divieto di sorvolo. È ridicolo. Presenterò un reclamo. Lo sanno tutti che G7 ha bisogno di aiuto. Che male potrebbe fare un po' di frutta fresca? Rimozione del blocco della stazione. C'è un bagno qui, l'ennesimo. Ma perché anche nei bagni? Vabbè. Chi non tiene delle lame trancianti nel bagno? Cioè, voglio dire, prendiamo esempio da loro. Teniamo tutti quanti delle lame trancianti nel bagno. Vedo l'ora di andare contro il Leviatano. Se ci arrivo. E un ciclo di innaffiatura fa tutto questo casino? Qui nel gioco vecchio c'era Hammond. Registrazione. Dottoressa Elizabeth Cross, a tutti i superstiti, tornate indietro. Tutto andato. Il lavoro. Non vedo l'ora. Morti. Quel mostro. Andatevene, vi prego, in un posto sicuro. O se trovassi un modo per ucciderlo. Meno male. Già notizia. Se stai ascoltando, sai che devo tentare. Posso dire che questa doppiatrice non è molto brava. Cioè, non so se lo fa apposta a fare questo accento strano, ma stona malissimo con gli altri. A sto punto sì, ho capito. Dottoressa Elizabeth Cross, a tutti i superstiti. Vediamo anche come è fatta in faccia Elizabeth Cross, perché non l'abbiamo mai vista. Attenzione, fornitura di azoto liquido esaurita. Tutta questa schifezza organica ha il suo fascino, eh.
Attenzione, fornitura di azoto liquido esaurita. Questo a me più che azoto liquido sembra schifo. Sembra schifo liquido. Azoto liquido ripristinato. Avvio sintesi dell'enzima. Sintesi dell'enzima completata. Attenzione, non ingerire. Perché devi farmi una recitazione del genere? Cioè, pensi veramente che voglia ingerire dell'enzima pesticida? Cioè, mi credi così idiota? Com'è andata? Bene, ho completato l'enzima. È stato modificato per digerire qualcosa di grosso. Stessero provando a uccidere quella cosa nel deposito dei viveri. Speriamo funzioni. Vabbè, non ho salvato poco fa, ma il salvataggio manuale è sempre cosa buona e giusta. Indietro, non si arriva al deposito viveri. Leviatano ti divorerebbe. Tu sei Elizabeth Cross, vero? È questo Leviatano che sta avvelenando l'aria. Quindi è viva! L'aria, la mia squadra, ha distrutto tutto. Ho progettato uno speciale enzima per ucciderlo. Mi serve solo dell'azoto liquido per completare la sintesi. Ma le persone che ho inviato non sono mai tornate. Ho un po' di quell'enzima. Oh mio Dio! Come? Senti, dobbiamo iniettarlo nel Leviatano. Non si entra al deposito viveri, ma c'è un altro modo. È rischioso. Più rischioso che esaurire l'aria. La squadra è stata modificata. Respirando le tossine del Leviatano si sono connessi a lui. Ma è un legame a doppio senso. Ok. Quindi se trovo la tua squadra e glielo inietto... L'enzima finirà dritto nel cuore del Leviatano. Trova i rantolatori. Rantolatori. Finiscilo. E quando il Leviatano sarà debole, spediamo quel bastardo nello spazio. Figa sta cosa. È figa sta cosa che ci stanno i... Ci stanno i membri della Ishimura che sono ancora vivi e tu gli puoi interagire. Molto figa questa cosa. Sono un po' dubbioso sulla doppiatrice di Elizabeth Cross. Non è male, però ha un po' la calata del suo accento. Stona un pochino rispetto agli altri. No, qualcuno qui schizza, eh? Insomma, ho sentito di peggio, eh. Cioè, sicuramente non è peggio di Dario Argento. Potenziamento arma. Potenziamento squartatore. Questo è ottimo. Munizioni e impulsi. Che ho sempre l'impulso di usarle. Quindi se ho capito bene, questi schizzi di acido mi fanno male. Eh sì, cazzo se mi fanno male, eh. Mi tolgono un'attacca, li mortacci loro. Cazzo se mi fanno male. Nel gioco vecchio non ti facevano male. Allora, quanti nodi ho? 5. Dove cazzo li ho rimediati 5 nodi? Non lo so nemmeno io. Quindi adesso me ne sono tolte dall'inventario. Devo stare attento a sti schizzi di acido perché fanno danno. E non ne fanno poco.
Richiesta autorizzazione di sicurezza di livello 3. Vi seguo a tutti! Ah, chi è? Me la ricordo sta stanza. Qui mi attaccano un sacco di persone. O de cosi. Minchiola! Minchia, pure tentacolino! Dio, chi t'ha visto a te? Ma vaffanculo! Ah, sono pure in due! Ma vaffanculo! Abbiamo finito? A giudicare dal suono direi di no. Allora, siccome... Ah, siete in due, quindi... No, però non... Cioè, se vi avvicinate... Io odio quando fanno sta cosa. Prima camminano e poi corrono. Ma vai a fanculo! Beh, non era proprio quello che avevo in mente. E ce ne sta ancora un altro! Basta? Abbiamo finito? Niente male, ragazzo! Non proprio quello che avevo in mente, ma è niente male. I pack di stasi che non vuole nessuno. Veramente mi riempie di sti pecche di stasi cosciente che tanto non li uso. Autorizzazione confermata. Se mi dà le munizioni a campo di forza vuol dire che la pistola a campo di forza è qui vicino. Eccola! Ora sì che mi sento godurioso, la mia pistola a campo di forza. Il mio arsenale è completo. Con la pistola a campo di forza mi sento al completo. Però, ma devo equipaggiare. Dov'è? Pozzo gravitazionale. Autorizzazione confermata. Ma vaffanculo tutti quanti. Ecco perché amo st'arma. Te li manda tutti a fanculo senza troppi complimenti. Allora, c'è altro da prendere. Facciamo. Ricarica stasi? No, c'è una richiesta di sicurezza. Richiesta di sicurezza recuperata. Sicurezza, dottoressa Cross da Vibroponica. È stato colpito lo scafo al deposito viveri. Un asteroide fuori controllo. Abbiamo ferici per la decompressione. Medici in sicurezza, subito. Oddio, cosa diavolo è? Tutti fuori dal deposito viveri. È vivo. Ma com'è possibile? Rischio tossico rilevato.
serve, ci ho provato. Avvicinati e prova a iniettare l'insulina. È quello. Ah, ok. Molto più carina questa cosa così. Fai essenzialmente la stessa cosa, ma più adeguata alla situazione. Quindi, ben fatto, ben fatto. Una modifica. Aie! Ma te, chi t'ha chiamato? Arrivatene a dormire un po'. Arrivatene a casa. Oh, ti permette pure di spararmi. Ma vai a fare in culo un po', 5 minuti. Mamma mia, quanto è proprio acido. Minchia, più acido di uno yogurt. Scaduto. Vabbè, ma io che cacchio ne so, cioè, ma questi mi arrivano. È un'ora che ti sparo e tu mi passi in mezzo ai colpi come fossero di burro. Guarda se muore questo. Porca mignotta, oh. Di nuovo Leech Cross. Non ti ho chiesto come ti chiami. Isaac Clark, ingegnere. Ne dubbio, sei uscito anche da noi. Hai visto Jacob Temple? No, ma anch'io cerco qualcuno. La dottoressa Nicole Brennan. Brennan, non aiuta le persone ad abbandonare gli unitologi? Sì, come mia madre. Ci siamo conosciuti così. Spero stia bene. Gli unitologisti non amavano essere messi in dubbio. E da quando il capitano è morto hanno perso tutti la testa. No. Le animazioni dei necromorfi sono molto migliorate, sono molto più fluide, più realistiche, no, perché ovviamente non sono realistiche, però sono più, un pochino più fluide, sono meno scattose. Mamma mia, come sto! Cavolo, ho finito di nuovo le munizioni per la lama al plasma. Atmosfera tropicale. Andiamo prima di qua, che sicuramente c'è qualcosa. Al negozio non serve che andiamo adesso. È una mia impressione o ci stanno meno potenziatori rispetto al passato? Quanti siete? Finiti?
Cioè io mi ricordo che qua letteralmente, qui letteralmente mi ricoprivano le munizioni, qua invece scarseggio. Io una cosa, me la ricordo sta parte, un po' pallosa. Hai detto quanti siete? Io ho detto uno. Ah beh, certo, se ce ne stava, se eri più di uno era preoccupante, perché vuol dire che ti puoi clonare o moltiplicarti. Accesso al gradiente. Allora, vediamo. Apriti sesamo. Ah, è morto. Qui abbiamo delle lame rotanti in tutti i sensi. Poi questo ci rende unici, quindi. Allora, devo andare esattamente, credo di là. Cioè, questo cacchio di indicatore non mi ci sta facendo capire nulla. Ah, quindi devo aprire quest'altra porta. Apriti sesamo. Apriti bastarda. Apriti, apriti. Ma non sono tornato indietro così? No, a quanto pare no. Giù di tentacoli! Chi è che mi sta sputando? Ma guarda che rompipalle! Ma affanculo! Quello è morto? Sì. Vai a fanculo. Questo mi ricorda molto il finale di Metal Gear 4, quando si iniettano da vicenda gli steroidi, i potenziatori, quello che è. Rischio tossico rimosso. Come me la metto la maschera da questo affare in testa? Aspetta, che mo cerco di improvvisare qualcosa. Ah, ma che cazzo, ci stava la cella esplosiva. Qua io che cazzo ne sapevo. Cioè, mi hai messo la cella esplosiva proprio davanti a lui. Vabbè. Uscita da gravità zero. Oscillatore subsonico. Sempre parole difficili.
Che cazzo è questa atmosfera tropicale? Io ancora me lo devo chiedere, non lo devo sapere. Comunque vabbè. Qui è tutto verde, quindi vuol dire che non va bene. La maschera... ma non posso, cioè... mi dà fastidio... tu non... non... sta maschera non mi fa respirare, ecco perché la tengo poco. Che tentacoloni. Isaac, dove sei? Aiuto. Perché mettermi una cella esplosiva qui? Pericoloso. Dov'è il tizio che ha bisogno di un'iniezione? Eccolo. Due celle esplosive. Ma vai a fanculo. Sono seriamente convinto che il fatto che ti diano meno munizioni è più che voluto. Oh, e muori? Ho rischiato anche di farmi uccidere fra quello praticamente. C'è mancata una scorreggia che mi faceva secco. Fai l'iniezione al rantolatore. Devo fare la punturina. Ho controllato le note di Cross riguardo... Oddio. Oddio. Kendra. È lui. Due porte dietro di te. Kiran. Aspetta. È andato. Mi ha salutato e... Oh, perdonami, Isaac. Prosegui. Era solo un glitch delle telecamere. Ah, qui si chiama glitch. Era il mio fratellino. Che idiota, vero? È semplicemente impossibile. Qui lo chiamano glitch delle telecamere, vedi come si modernizzano. Glitch qua, nel gioco vecchio non lo chiamavano glitch. Mi sa che devo rimuovere tutti questi mega tentacoloni. A noi ci piace interagire con i tentacoli, quindi qual è il problema? Ecco da dove l'hanno ripresa questa cosa. Ma mi è venuto in mente dal DLC di Resident Evil 7. Di Resident Evil 8, scusate. Rig di Holt. Trovi il rig del tenente comandante Duca Conte Piercarlo, ingegner Semenzala Balambani. Il mega direttore clamoroso. Quarantena. Rilevata anomalia pericolosa. Molto pericolosa. Porca puttana, se è pericolosa! Però cazzo è vero, qui ti attaccava un bruto. Sono stato io che non me ne sono ricordato. Alto là! Alto là, alto qua! Quarantena annullata! Mamma mia! Mamma mia! It's a me, Mario! Thank you.
Ora mi ritrovo sempre strapieno di... Sì, lo vedo, ce l'ho qua davanti. Chi è? Aie! Oh, tentacolino! Ehi! Vai di sega! Ale, hoppela! Non potete nulla contro il potere della sega. Quel verso. Il rantolatore numero 6. Perché detta così sembra tipo una sorta di rantolatore numero 6, cioè come se fosse una sorta di buste da aprire. Allora, devo entrare là dentro. Però mi serve la cella energetica. Eccola! Cioè, guarda dove cavolo la sono andati a mettere. Non so neanche io come ho fatto a vederla. Ma allora... È un vizio! Sì, è decisamente un vizio. Niente, questi fastidiosi erano e fastidiosi rimangono. C'è niente da fa. Fastidiosi erano e fastidiosi rimangono. Ci hanno proprio nel DNA. Ci abbiamo gravità. Poi mi serve il test. Per questo mi serve la tessera di sicurezza. Tessera di sicurezza. Boh. Ah, qua non ci sono sta. Intanto qua non c'è lo sta. Ecco la tessera di sicurezza. E c'è anche un tossicino. Che però mi sa che è dalla parte opposta. E qua non ci può. Da qua non lo posso toccare. Accesso a gravità zero. Aie, ci rif- Mi ha fatto fare la gravità zero se tanto non serve. Tanto c'ho. No, questo è dovuto venire con me nell'ascensore, Maledetto cornuto. Sessioni a gravità zero fastidiosine, No, sì, in effetti non era quello che avevo in mente di fare.
Qualunque cosa ci fosse dentro a quello scatolone se ne andrà a fanculo. Sono Liz Cross. Idroponica. Liz Cross. Si chiamava Elizabeth. Vabbè, Liz Prego dovrebbe essere il diminutivo di Elizabeth. Non so quanto gas abbiano respirato, ma li ho visti trasformarsi. Quei rumori, quando i loro polmoni si sono schiusi come dei fiori. Jacob, ti amo. E ho così tanta paura perché so come uccidere le Leviatane. Quindi devo restare finché non avrà pagato per tutte le loro vite. Ah, devo andare di qua, ok. Sono sempre più curioso di andare dal Leviatano. Uscita da gravità zero. C'ho qualcosina da vendere. Sì, c'ho un pack di stasi, nonché un semiconduttore in bronzo. Non vale molto, ma lì. Sono sicuramente intervenuti sulla quantità degli oggetti e dei soldi che ti lasciano. E sono. Non sono tanti, L'hanno molto ridotto il tutto per farlo più difficile, ovviamente. Lo vedi che avevo visto qualcosa? Ocio! Bisogna avere ocio su questi giochi. Cammino come se stesse acciaccando la merda. Au! Che cazzo, Ma contento, dai, parliamone. Come sempre detto, i tentacoli mi piace vederli solo in un certo modo, ma non possiamo dirlo in questa sede. Non è la sede adatta. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Mid, arrivi tu e mi uccide un tentacolo, vogliamo parlarne? Ti sei messo d'accordo col tentacolo? Non lo so, dimmelo tu, cioè... di riparazione, avevano detto. Non questa cosa. Non vedere mio fratello morto nelle telecamere, cazzo! Tutte queste morti. Immagina cosa potrebbe fare il marchio nelle mani sbagliate. C'entra di nuovo la C&C. Pensavo, se uno stronzo in giacca e cravatta prova a prendersi il marchio, io e te potremmo fare qualcosa. È un sé grande come una casa. Sì. Andiamo! Dov'è Hammond? Che sta facendo? Non so. O mi concentro o finiremo all'aria prima del tempo. Come ho fatto a indovinare? I tentacoli sono tentacoli, ma mi piacciono in modi diversi, però non importa. No, non è quell'Hammond, è un altro Hammond. Quanto odio quest'uomo. Ah, ecco la gravità zero. Accesso a gravità zero. Mm.
Ecco dove dovevo andare, mannaggia. Via, corri! Scappa, c'è il Nemesis! Ok, non credo di dover andare di qua. Ma di qua sì. Madonna, quanto siete fastidiosi. Ma è fastidioso perché è tutto buio, cioè non si vede nulla. Cioè, veramente, quando il buio esagera. Soprattutto perché non ha chiamato nessuno. Ah, dai! Finiti? Forse sì. No, c'è qualcun altro. A giudicare dal rumore c'è qualcun altro. Di dormire in piedi, io non ci riuscirei. Vabbè, io con il sonno ho un rapporto molto particolare. Cioè, a me tante volte per dormire mi devono prendere a cazzotti, quindi. Accesso a gravità zero. Quella è una scatola di munizioni presa. E ci sono appunto delle munizioni dentro. Uscita da gravità zero. Avevo visto un. Esatto. Controllo turbina, spero che sia servito toglierla. Attenzione, avaria ai purificatori termodinamici. Non la ricordo. Allontanarsi dai tubi di filtraggio. È bloccata perché dovrei arrivarci dall'altra parte. È lunghetto sto capitolo comunque, eh? È più di un'ora che sto giocando, ancora non l'ho finito. Vabbè che sono morto un paio di volte, ma... Cioè, è roba di pochi secondi, insomma, quindi è proprio un capitolo lungo. Lo vedo che c'è una avaria. Allontanarsi dai tubi di filtraggio. Sono molto più lenti però le fiamme qua, sono molto più lente. Sono infinitamente più lente. Apriti, sbrigati che mi ha detto culo, mamma mia. Mi ha detto culo in una maniera allucinante, non mi capiterà mai più. Ma ha detto bene perché non lo sapevo che ci stavate voi. La prossima volta sarò preparato. Come quando si va all'interrogazione, la prossima volta sarò preparato. Meno male che questi sono purificatori. A me sembrano delle turbine. O un modo più semplice per farti ammazzare.
No, gli ho chiesto di prendere i crediti. Ah. Text log. Ah, mi sa che mi sono messo le cuffie male. E allora qui che cos'è? Stanza in più? O semplice collegamento? Avaria ai purificatori termodinamici. Allontanarsi dai tubi di filtraggio. Deve essere una scorciatoia forse allora. Rischio tossico rilevato. L'ennesimo rischio tossico. Però il fumo ci sta lo stesso, non si vede nulla. Qua c'è qualcosa. Lame trancianti! Alabarda spaziale! Attenzione. Quanti cazzo sono sti dantolatori? Mamma mia, che dito! E non finiscono mai sti dantolatori, eh! Andassero a rantolare da un'altra parte, che cavolo, Perché devono canticchiarmi sempre queste canzoncine fastidiosissime? E inquietanti soprattutto. Mi dice bisogno di te, però non mi dici dove stai. E mi ha preso per indovino? Rallenta. Cross, c'è qualcosa? Per forza ha funzionato. Gli hai dato in cima da sciogliere un mercantile. Ok, apro il deposito dei viveri. Torna lì ed espelli il bastardo ora che possiamo. Buonasera Francesco, ben arrivato. Non era più semplice farmi togliere anche queste cose così potevo fare la scorciatoia? No. Ovviamente devono farmi fare il giro più lungo, più fastidioso. E piglia sti crediti. Ah. Che botti, mamma mia, botti di capodanno proprio. Ma certe botte sulle orecchie, mamma mia, mi hanno fatto esplodere. Oh. No, che figurati. No, no te preoccupes. Allora, questa era la malplasma. Fucile a impulsi. Poi abbiamo lo squartatore. Vabbè, non si vede da qua. Questa continua a essere bloccata, non sappiamo perché.
porto aperto, ma il Leviatano è forte, è sulla parete del deposito viveri, più in cima. Non c'è tempo, vado, mi faccio mollare la presa. Il Leviatano ha una massa di 10 kilotonnellate, te lo devo dire io che questa è una cattiva idea? Beh, le buone idee sono finite, non ho scelta. Forse dovevo comprarmi qualche munizione prima di andare da lui. Accesso a gravità zero. Spero di trovarne a sufficienza qua, perché con le munizioni sto messo un po' male. E vedi, cioè, mi sta riempito di munizioni tutto insieme. Io non capisco sti cavolo di ossigeni a che servono, però non mi piace. Oh mamma. Salve! Benvenuto! Bello schifoso e disgustoso, proprio come piace a noi. È normale quella riga là, mi sa che era un glitch grafico. Vai col tentacolone, arca puttana che botta. C'hanno le bocche che sembrano palesemente quelle di un Tremors. Apri la boccuccia. Che succede? Mi sa che sei incazzato. Aia, che botta. La musica era più bella nel gioco vecchio, però. Ecco, e mo che devo fa? No, no, estende tutte le riserve di gas. Deve essere qui vicino. Alza, qui vicino. Non c'è poco da finire, ce l'ho qua davanti. Au! Questa l'ho sentita. Anche te. Palle, ma non si capisce come si evitano ste cose. Ma gliele devo rimandare indietro.
È molto più facile qua rimandargliela indietro. Oh cavoli. Rischio tossico rimosso. È molto figo come ha fatto lui, però la musica era più bella quella vecchia. E così spezzasti le teste al Leviatano. Lo desti in pasto al popolo del deserto. Grazie, Isaac. Torna dentro. Dobbiamo parlare. Ecco, quando una donna ti dice dobbiamo parlare, non è mai un buon segno. Tutto disgustoso, schifoso, tentacoloso. Uscita da gravità zero. La qualità dell'aria migliora. Ci sono ancora delle sacche di gas qua e là. Non dovrebbero darmi problemi. Ascolta, Jacob. Il mio Jacob. Si era rifugiato sul ponte con altri superstiti. Costruivano un radiofaro di soccorso. Ce l'hanno fatta. Avevano quasi finito. Ma non lo sento più da... Un po'. Un po'. Non posso ancora andarmene. Devo accertarmi che l'aria sia sicura. Ma se tu trovassi il radiofaro di soccorso per chiedere aiuto... Ok, ponte minerario. Positivo. E se incontro Jacob? Digli che lo troverò. Desidero solo vederlo. Così sembra una minaccia, però. Io non mi andrei a fidare. Un radiofaro di soccorso. Qualcuno ha espulso gli altri. Isaac, c'è una scorciatoia verso il ponte minerario, vicino alla postazione di Cross. Ora la apro. Cavolo, potremmo riuscire davvero a fuggire da questo incubo. Effetto serra, capitolo 6, epidemia ambientale.